Di qua, gira. Sono le 3 quasi e Chiara è ancora attiva, dovrebbe dormire ma ancora non ha intenzione di dormire e niente, aspettiamo di scendere, siamo in macchina ma aspettiamo di scendere dalla nave e noi siamo stanchissime. Gli ultimi minuti con Chiara sono stati allucinanti perché non ne voleva sapere di... perché non ne voleva sapere di scendere e voleva stare giù a camminare, ma io la dovevo tenere in braccio perché dovevamo scendere e andare nella macchina e niente, quindi è stata allucinante la cosa. Vabbè, comunque dopo varie urla eccetera eccetera siamo venuti in macchina e adesso siamo arrivati, è tranquilla adesso. Vabbè, per ora siamo fermi, quindi la lascio qua un attimo, poi la metto sul seggiolone e spero che nel viaggio verso Salemi, il paese mio, si addormenta. Ho preso le caramelle. Sirius l'abbiamo messa adesso nel cofano, attaccato. Non si mette in bocca? No. Come dicevo, il viaggio è andato bene, tranne per un momento che siamo andati in sala dove c'è la sala giochi. C'era un bambino chiuso dentro la casetta, lasciato alla mercé così da solo, tutto sporco, senza scarpe, una scarpa rotta, cioè lasciamo stare. Poi sono andata più tardi perché Chiara ci voleva ritornare e c'era la mamma, il papà e un'altra bambina dell'età di mia figlia praticamente. Entrambi i bambini sporchi, zozzi, magliette bucate, scarpe sporche e rotte, cioè vabbè, fa tenerezza vedere queste cose, però allo stesso tempo fa rabbia. Vabbè, niente, comunque sa di fatto che adesso siamo in macchina, il viaggio è terminato per il momento, poi ci sarà quello di ritorno, vabbè non ci pensiamo al momento e niente, questo vi aggiorno poi quando siamo magari verso Salemi o quando scendiamo dalla nave, vediamo, in base a Chiara. Io ho una fame. Cane, vieni. Ciao. Ciao. Che fa quella faccia? Ciao, Adele. Ciao. Abbiamo ospiti, nonna. Nonna. Abbiamo ospiti. Buonasera, vieni qua, fatti vedere. Acconciaio, ma sono messi più vicino. Mi tengo meglio magari. Togli trattore. Togli ore. Attore. Mi fa male perché pare che stiano quando guidano, telefono in mano. Adele, non è che prendi la discesa, Ulmi ti vengo a prendere.
fare la passeggiata. A posto. Andiamo dove lavora il papà. Eh? Andiamo dove lavora papà. Andiamo dove lavora papà. Andiamo. No, Sirius andiamo, è chiuso. Che arranca. Allora. Ma secondo te ne esce? No. A macchina buona metti sta. Vieni con me, Chioretta. Vai, vai con la zia. Vieni, vieni, ti faccio vedere una cosa bellissima. Guarda cosa ti faccio vedere. Vai, vediamo. Sorride, sorride. Papi, posso fare la foto? Baldo, mettiti là con zio Peppe. Facciamo la foto, dai. Una foto, dai. Dai. La foto. Accendi. Mi ha fatto una fotografia. Com'è? Amore mio, ti sei fatto un regalo? Questa volta mi avete fregato. Senti, No! Di qua, Baldo, di qua. Vieni, Chiara. Apriamo questa porta. Aspetta. Vai, Chiara, vai. Due. E ne escono tutti i coriandoli. Ah no, dopo l'1-0 c'è. Ah, vero? Madò! Mamma mia! Madò! Buonasera, Chiara! Buonasera, Chiara! Vedi cos'è? Vieni qua, questa. Abbiamo il champagne. Apri, fai aiutarci tu, che Chiara è piccola. Dai, apri tu, che Chiara è piccola. I palloncini. Madò! Guarda, Chiara! Guarda, Chiara, guarda qua che bella. Occhia. Chiara. Ora ti facciamo fare la mamma. Guarda, mi sa che cosa è più bella i palloncini. Ah, te li accettavo, palloncino di Indra. Che bello. Dale, dale, che bello. C'è mia. Mettiamola fuori. Vai, mettiamola fuori, dai. Vado! Ora se ne ha donato, Chiara. Mamma! No, ora ci saliamo, andiamo, dai. Vai. Bravissima, amore mio, vai. Dai, facciamoci fare il giro. Dai, facciamoci fare un giro. Uno cane. Bravo Baldo. Ecco. Ciao Ranocchia. Metti le mani qua. Qua, io già vado a ballare. Qua le mani, ma qua, le manine è qua. Bello. Ora la passiamo passeggio, va Chiara. Vediamo, vediamo. Grazie a tutti. Dimmi grazie. No, tu da dietro c'hai il coso. Oh, proprio così io nemmeno mi piego. Grazie a tutti, digli grazie. Qua sui piedini. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Peppe, tanti auguri a te, auguri di interciare. Non mi manca fermo Sirio, che ci voleva a bomba, la cavia scoppiare per fare questa cosa. Gli autisti cannile, fino a cantume l'ultima. Il nome so. Fino a studio lui, ma a prima squagliare. Dopo il momento che i cannini adesso sono sempre sane, chi è il momento che ne sbagliano tutte? A me si sbagliano l'accendino. Sta duma ne sta studano, alla fine io poi una duma fino a duma siamo un cane. Ho detto a fuoco, sapete. Ciao.
Tutta la cannella, piglia tutta, mangiamo, va, piglia cannella. Aspetta, ma spostate la faccia. Tutta, cara. E ti studiare, fai una cosa, chi ti ha domata mentre a studio. Biccati. Ci sei, ma bisogna ci vendere. Ce n'è una accesa qua. Perché noi stiamo quando pure la veranda stavo nell'aria. Immagina, strage il dito signorino per accendere la torta, ragazzi. Il compleanno a Libia. Scanza. Auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te, Peppe. Tanti auguri a te. Auguri. Levamolo. Rompiamo la torta, chi l'apre? Allora, sorpresa riuscitissima. Adesso sono le due quasi. E niente, vabbè, abbiamo tagliato la torta, abbiamo aspettato che tornava mio cognato dal lavoro. Abbiamo tagliato la torta, abbiamo aperto lo spumante, abbiamo festeggiato e adesso è l'ora di andare a nonna. Quindi, vabbè, Giuseppe sta ancora un po' sveglio. Chiara dorme già da un bel po', io però sono stanchissima, quindi mi metto con lei a letto, mi addormento e poi domani sicuramente, vabbè, tra lei era presto, mio nipote che verrà a svegliarci, faremo mattinata. E niente, detto ciò, io spero che il video vi sia piaciuto, spero di avervi tenuto compagnia. Come al solito, se non siete iscritti, recuperate, attivate la campanellina e mettete like al video se questo genere di video vi piace. E niente, seguiteci anche su tutti gli altri vari social. Come al solito, vi mando un grandissimo bacio. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!